Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Mi permette un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. La pancina adesso è piena. Ciao, goodbye, auf Wiedersehen. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Auf Wiedersehen, il settimanale che dalla redazione del Germe apre una finestra diciamo sulle aree interne. Questa settimana parleremo di che parliamo? Come Perizio? Parliamo di patrimonio. Ah, di patrimonio, sì, me ne ero dimenticato, ma in effetti non sono l'unico ad essermene dimenticato, perché dovete sapere che al comune di Sulmona c'è un patrimonio enorme che giace lì da anni, abbandonato, dimenticato appunto. Un patrimonio che vale oltre 35 milioni di euro, dal quale il comune però nel 2017 ha ricavato soltanto 220 mila euro, meno dell'1% del suo valore. Ciò è dovuto ad affitti non pagati, a gestioni andate e dimenticate, ad affittuari abusivi che restano al proprio posto, tant'è che c'è stata una reprimenda dei revisori dei conti che hanno mostrato un disallineamento tra il conto economico e la gestione finanziaria. Giustamente dice Savino, un patrimonio che è stato oggetto dei revisori dei conti, ma un patrimonio che cosa ha dentro, Anna? Un patrimonio vasto che comprende case parcheggio, impianti sportivi, strutture culturali, il parco, il cinema e quant'altro, tutti esempi questi sprovvisti di una gestione che cercano ancora una soluzione, insomma in questo momento tutte strutture al palo. Un problema che va avanti da tempo e che è esploso con la questione del rendiconto, e per comprendere la questione e capirne qualcosa in più quindi abbiamo con noi il mio assessore al patrimonio appunto, Alessandro Bengivenga, e il consigliere comunale Maurizio Barassone, esponente di Sulmona Bene in Comune, e chi più di lui può dirci qualcosa su che cos'è un bene comune. Che cos'è un bene comune? Bene, un bene in comune è qualunque cosa sia a completa disposizione dei cittadini e della qualcosa i cittadini possano usufruire liberamente entro certi limiti, ma soprattutto in maniera condivisa, perché questo garantisce non solo la piena fruibilità ma anche l'efficienza e l'efficacia del bene. Alessandro Bencivenga, sei entrato in comune da assessore da poco, qual è la situazione che hai trovato e che idea ti sei fatto del patrimonio comunale e della gestione del patrimonio comunale? Allora, diciamo che come giustamente avete detto sono entrato da pochissimo, quindi in 10 giorni ho cercato di fare tutti i compiti possibili prima di questa interrogazione, ma chiaramente mi è riuscito parzialmente, proprio perché per tutto quello che avete detto, perché il patrimonio del comune effettivamente è molto vasto e ricomprende immobili anche di un certo pregio e soprattutto immobili che appunto hanno delle situazioni un po' particolari che avete già individuato, diciamo così. Non ero completamente digiuno, diciamo, di informazioni, che grazie alla vostra testata e altre testate locali che chiaramente si occupano giustamente di questi aspetti, perché malgrado io non faccia parte, diciamo, della stessa forza politica del consigliere, ma anch'io credo molto nei beni comuni ovviamente, e credo che questi beni debbano, non dico produrre reddito, perché insomma può sembrare un modo di dire fastidioso, antipatico, però quantomeno il comune non ci deve perdere, diciamo così. E vediamo se però è così. Abbiamo cercato insomma di fare un po' di conti, abbiamo cercato di racchiudere un po' tutto quello che ci siamo detti finora in questa scheda che ha preparato per noi Sabino Monterisi. Non, rien de rien.
valore del patrimonio immobiliare del comune di Sulmona, almeno quello accatastato, è di oltre 35 milioni di euro. Fra i 160 e più beni compaiono abitazioni, edifici scolastici, impianti sportivi, musei e il cinema. Nel 2017 il comune ha incassato dall'affitto e dai canoni patrimoniali di questi beni meno dell'1% del valore complessivo, circa 220.000 euro, con una diminuzione di 30.000 euro rispetto all'anno precedente, quando l'incasso era stato di 260.000 euro. Certo, la gestione del patrimonio costa fatica e anche fondi per la sua manutenzione. Tenere i beni parcheggiati, inutilizzati o sottoutilizzati però, è un costo a tutti gli effetti per la città, che potrebbe teoricamente figurare come un mancato guadagno. Fra questi beni ce ne sono alcuni la cui gestione è stata a dir poco improduttiva. Pensiamo ad esempio al centro celestiniano di via Matteotti, che ha un valore di mercato intorno ai 4 milioni di euro, ed è stato tenuto in gestione negli ultimi 18 anni dal consorzio celestiniano, che paga un canone di affitto di 1.500 euro al mese, ma che con il subaffitto ne incassa quasi 5.000, per un guadagno in questi anni che si aggira, senza nulla fare, sui 700.000 euro. Nel contratto era previsto poi che il consorzio versasse il 6% degli incassi al comune, ma di quei soldi a Palazzo San Francesco non se n'è vista nemmeno l'ombra. Il 10 marzo scorso, dopo una lunga battaglia legale, il comune sulla carta ha di nuovo la disponibilità della struttura, ma solo sulla carta, perché finora nessuno è andato a richiedere le chiavi al consorzio. Poi c'è l'annosa questione del ristorante da Pasquale, la cui convenzione è scaduta nel 2012, dopo oltre 20 anni di uso gratuito in cambio della custodia degli impianti dell'Incoronata, e che da 3 anni ormai, dice una sentenza del tribunale, avrebbe dovuto lasciare i 500 metri quadrati dell'alloggio che occupa e versare al comune un indennizzo che oggi si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. L'ex custode ha ora ricevuto uno sfratto definitivo, che però non è ancora stato eseguito. C'è poi ancora lo sciale di Sant'Onofrio, che da quasi 10 anni vede serrate porte e finestre e che in qualunque altra parte del mondo sarebbe valorizzato visto il crocevia strategico dal punto di vista storico e religioso sul quale è costruito. Restando sui beni storici non valorizzati c'è l'ex complesso di Santa Caterina, dove dovrebbe essere realizzata Casa Ovidio, della quale però al momento se ne sa ben poco, nonostante il bimillenario ovidiano è in via di conclusione. Il cinema pacifico merita un discorso a parte, perché tornato in attività dopo diversi anni di chiusura, non ha visto la voltura delle utenze da parte della società che ne ha la gestione, e che l'impresa la fa lasciando le bollette al comune. Ci sono poi gli ex edifici scolastici come ad esempio quello in Viale Mazzini che ospita l'emittente televisiva Onda TV, la quale paga un canone mensile di 150 euro. C'è il parco fluviale, sul quale l'amministrazione ha più volte cambiato idea, attualmente dovrebbe essere dato in gestione a Saca o a Cogesa. Poi ci sono le case parcheggio, che così parcheggio non sono, visto che gli occupanti degli oltre 80 alloggi stanno lì da decenni, quando potrebbero starci al massimo 2 anni, molti dei quali senza averne più titolo. Ci sono poi una serie di beni alienabili che il comune ha messo in vendita, ma dei quali non riesce ancora a disfarsi, come l'ex mattatoio che ha ospitato per diverso tempo il consorzio dell'Aglio Rosso e che ora resta inconsolabilmente vuoto, o l'edificio di Via L'Aquila che ospita il supermercato Carrefour, o i locali commerciali di Piazza 20 Settembre, che per un periodo di tempo hanno ospitato l'Eco Sportello e la sede del Sulmona Calcio. A dare un po' la dimensione del sottoutilizzo che vive il patrimonio comunale, ci pensano le parole del dirigente Deramo, che spiega che sul patrimonio, nello specifico, manca il funzionario incaricato, costringendo di fatto il comune ad occuparsi solo delle emergenze, che poi non è chiaro quali siano. Una patata bollente, che a questo punto passa nelle mani del neoassessore Bencivenga, che con molta probabilità dovrà fare qualcosa di simile ai salti mortali per venire a capo di questa intrecciatissima matassa. Allora, assessore Bencivenga, sei pronto innanzitutto a fare qualche salto mortale, qualche piroletta? Ce ne sarà bisogno. Prima però di incominciare a parlare nello specifico dei singoli beni, o meglio di una parte di essi, perché chiaramente non abbiamo il tempo di affrontarli tutti, prenderemo i più importanti. A me una cosa ha colpito, diciamo, nel servizio di Savino, cioè il fatto che il dirigente si è giustificato dicendo che siccome il funzionario è in, penso, in 104 da
più di un anno, loro rispondono solo all'emergenza. Com'è possibile, diciamo anche strutturalmente, organizzativamente, accettare una risposta del genere? Questa è una bella domanda ed è la prima domanda che mi sono posto anch'io una volta entrato, proprio perché, insomma, chiaramente da semplice cittadino non conoscevo nel dettaglio la situazione degli uffici del comune. Io credo che con l'auspicata riorganizzazione della macchina comunale, che è una cosa, insomma, che ascoltiamo un po' da un po' di tempo, ma credo che adesso sia proprio non più indifferibile, perché è evidente che ci sono delle questioni da risolvere velocemente. Si spera, insomma, che con questo provvedimento si possa quantomeno arginare questo problema di mancanza di personale addetto alle singole specifiche questioni, perché è evidente che senza il personale la questione si arena, insomma, non è possibile andare avanti. Maurizio, Brassone, sì. Che cosa pensi? Io mi volevo riagganciare sia a quello che aveva detto inizialmente Savino che a quello che ha detto adesso l'assessore. Non nego che questa situazione è un po' imbarazzante, perché noi parliamo di una situazione così importante come quella del patrimonio della nostra città e ci troviamo a fare i conti con la reprimenda dei revisori dei conti, che dicono che noi non facciamo rilevazioni sistematiche e aggiornate sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio dell'ente, che è una cosa cioè, che fa accapponare la pelle, e per quanto riguarda l'alienazione dei beni comunali, sempre i revisori dei conti ci dicono che non sono state avviata alcuna procedura di alienazione nei confronti di terzi. Quindi voglio dire, noi ci troviamo ancora una volta in un impasse clamoroso, e secondo me, secondo il nostro gruppo, il fatto che il sindaco abbia avvocato a sé il personale, secondo noi non depone bene, perché già gravata dagli oneri della sindacatura, non so come riuscirà a venire fuori da questa situazione. No, non fosse altro, Maurizio, quello che dici, che anche se non figura come un costo, anche un po' quello che ho cercato di dire nella scheda, anche se non figura come un costo, proprio diventa un mancato guadagno questo tipo di gestione. Questo, sì, ma a livello economico, uno dei dati più gravi che si trova in una situazione economica e finanziaria della quale ci rendiamo tutti conto, insomma. Come accade poi d'altronde con il centro celestiniano, no? Dove una parte, come ha spiegato Savino nella sua scheda, da 18 anni è passato, diciamo, in gestione, poi in subaffitto, con un rincaro per il sub, cioè per chi è poi è entrato alla gestione comunque effettiva della struttura, con 700.000 euro di entrate praticamente, delle quali una parte dovevano andare al comune, e questi soldi non sono mai arrivati al comune. Ben ci venga, qual è l'idea per questo centro celestiniano, se ce n'è una, se hai già una prospettiva, se conosci la situazione, insomma, per quanto riguarda questo centro, questo albergo poi, che potrebbe essere utile anche a livello turistico. Sì, diciamo che io in questi primi 10 giorni mi sono fatto un'idea appunto del patrimonio, diciamo, un po' più consistente, cioè delle emergenze più importanti, e ho interpretato questo affidamento della delega da parte del sindaco insieme a cultura e turismo e lavoro e formazione in questa ottica, cioè cercare di pensare piuttosto alla valorizzazione di questo patrimonio e, se possibile, a fini turistici e culturali e eventualmente anche di formazione. Ecco, il mio sogno sarebbe portare lì alla sede del Consorzio Celestiniano la sede dell'università, perché è vero che noi adesso abbiamo una situazione particolare con l'Università dell'Aquila,
ma la tendenza adesso è quella di non istituire più corsi di base, diciamo così, in aree, diciamo, distaccate, periferiche rispetto alla sede centrale, ma quella di istituire, per esempio, corsi di alta formazione, come summer school, sì, esatto, come già fa, e noi, avendo a disposizione quella struttura, potremmo anche offrire un servizio ulteriore, che è quello della residenzialità, quindi far ricomprendere nella quota di iscrizione al master, per esempio alla summer school, anche il vitto e l'alloggio, perché ci sarebbe questa opportunità. Questo chiaramente è quello che desidero io. Adesso vediamo nell'atto pratico, diciamo così, intanto che cosa ne pensano le altre persone, chiaramente, che fanno parte di questa maggioranza che sostiene questa giunta, e soprattutto se la dura realtà ci permette, insomma, di perseguire questo desiderio. Quindi le chiavi, insomma, si andranno a chiedere? Certo, necessariamente. Partiamo dal presupposto, che tutte le situazioni di cui, diciamo, non si ha contezza, o quantomeno di cui non possiamo avere certezza di una regolarità, andranno sanate, certo, in un modo o nell'altro, cioè, e spero in tempi abbastanza brevi, perché, insomma, non so bene di non essere eterno, quindi, insomma, dobbiamo trovare il modo di accelerare un po', almeno per, appunto, accelerare, però qui, appunto, ad esempio, su, per quanto riguarda il centro celestiniano, prendiamo caso per caso, per quanto riguarda il centro celestiniano, di fatto il 10 marzo ha detto una sentenza del tribunale, questo contratto durato 18 anni, questa penso che sia una delle più grandi beffe che il patrimonio pubblico abbia potuto subire, perché di fatto abbiamo dato in gestione una struttura molto prestigiosa, tra l'altro un consorzio dell'Aquila, permettendogli di fare semplicemente col subaffitto un guadagno stratosferico. Allora, il 10 marzo sono scaduti questi termini, ad oggi ancora nessuno al comune va andando dal comune a richiedere le chiavi al consorzio celestino. Allora, un primo impegno che si può prendere l'assessore è quello che lunedì andate a bussare alla porta di via Matteotti? Beh, sì, potrebbe, sì, certamente, perché, insomma, da qualche parte si dovrà pur cominciare, no? E dunque, insomma, sì, è una delle priorità, anche perché è uno degli stabili, diciamo così, degli edifici che si trova in migliori condizioni, almeno a giudicare dai miei ricordi, diciamo così, per cui potrebbe essere già da subito fruibile, no? Rispetto ad altri. Magari gli chiede anche il 6% degli incassi che doveva versare al comune, non ha versato questi anni. Allora, passiamo ora a un altro di quelli, diciamo, di quegli immobili che sono teoricamente subito fruibili, che invece sarebbero dovuti essere fruibili già da tempo. Parliamo del cosiddetto caso Incoronata. Lì un'altra di quelle vicende pazzesche, succede, lo spieghiamo anche per i telespettatori, che nel 2000 questa struttura, nel 99, viene data in gestione ventennale ad una persona, in cambio della sua custodia praticamente ottiene l'utilizzo del 500 metri quadrati di ristorante più un alloggio, tra l'altro un alloggio parcheggio. Scade la convenzione, viene avviata un'opera di rilascio dell'immobile nel 2012, sì, e solo che questa persona da quell'alloggio non se ne va. Tre anni fa, esattamente il 1 giugno del 2015, dopo una lunga battaglia legale, il tribunale sentenzia che quella persona se ne deve andare da lì e deve dare anche 100.000 euro più 100 euro al giorno d'affitto. Siamo alla fine di maggio del 2018, Pasquale Sito è ancora lì. Cosa ne facciamo? Beh, quantomeno cerchiamo di farlo uscire, insomma, una volta per tutte, perché questo è il punto. Non perché uno voglia, diciamo così, tarpare le ali a un'attività imprenditoriale, perché ci mancherebbe, però, insomma, il signore in questione, appropriandosi di un bene comune, una sentenza, sì, peraltro, e poi
ha diciamo così anche falsato, per così dire, il mercato, no? della concorrenza su quel piano, perché chiaramente non avendo spese vive, ovviamente ha usufruito di un bene per altro pubblico a proprio vantaggio. Quindi mentre lo ricordiamo, un triste ricordo, esatto, persone si suicidano, esatto, perché non riescono a stare dietro alle esattamente aspettanze. Maurizio Balassone, sì, quest'altra vicenda di sito, insomma. Sì, io me ne occupai tanto tempo fa, nel 2004-2005, ma fu praticamente impossibile fare alcunché, perché era un cosiddetto contratto blindato, non so da chi, non so perché, non mi interessa neanche. Sì, non penso che bisogna attaccare direttamente la persona, voglio dire, il bene adesso comune che deve essere usufruito da tutti è sicuramente necessario che venga, ritorni in possesso del comune. A questo proposito volevo fare un attimo un passo indietro per quanto riguarda il centro celestiniano per l'eventuale sede dell'università. Sono contento perché nell'ultimo consiglio comunale dove tu non eri ancora presente, investito, noi presentammo un ordine del giorno per mettere al centro dell'attenzione la necessità di recuperare una sede universitaria all'università che l'avrebbe persa, visto le vicende della caserma che deve essere al centro. Verrà trasferita, dovrebbe essere trasferita l'agenzia delle entrate, esatto, dove adesso ci sono i locali dell'università. Una domanda sola volevo fare a proposito della vicenda sito, quello, come dire, è una struttura, ma a prescindere, diciamo, dalla vicenda giudiziaria, che presumo e penso si stia risolvendo in questi giorni. Quella però è una struttura, insomma, anche abbastanza interessante. Che idea c'hai su quella cosa, assessore? Allora, io ripeto, mi sono fatto delle mie idee in questi, ma non solo in questi ultimi 10 giorni, chiaramente, in tutto il tempo che ho avuto modo di leggere di queste vicende, e io credo che quella struttura, essendo appunto molto ampia e insomma al centro di quella che noi potremmo definire la cittadella dello sport, no? Perché comunque è vicina a diversi impianti cittadini, potrebbe diventare magari un luogo di incontro sia per le associazioni sportive che per eventi a carattere diciamo non solo sportivo ma anche culturale che riguardano il mondo dello sport. Quindi, ti aiuto, insomma, perché, come dire, dentro al palazzo ci sono un po' da prima te, mi ricordo che proprio su quella struttura, sull'intero impianto dell'Incoronata, un impianto molto prezioso e ricco, c'era un progetto anche depositato proprio nella cittadella dello sport che era molto articolato, magari andarlo a ripescare potrebbe essere utile. Un'altra questione risolta è lo chalet dell'Eremo, 8 anni fermo, come diceva prima Savino nella scheda, una mancanza, una carenza anche nei confronti dei turisti che, insomma, non hanno un luogo importante, significativo. La questione poi degli usi civici, sollevata nel 2015 dall'ex consigliere in quota Forza Italia Luigi La Civita, insomma una pentola pesante per l'ex giunta Ranalli, oggi l'amministrazione al lavoro e la Salvati che dice, insomma, risolveremo in estate. Come si può procedere per questo chalet? Sono passate 8 estate, se non di più, e insomma rimane un grosso punto interrogativo. Sì, insomma, vi dirò che è un colpo al cuore per me, prima di tutto, perché io frequento abitualmente, sapete, insomma, quelle zone, e quando 5 anni fa venne riaperta la strada e venne riaperto il santuario di Ercole finalmente, e insomma noi partecipammo con insomma visite guidate, lo stesso a Ferragosto mi mise a disposizione gli spettatori, perché l'assessore Bencivenga, prima di essere assessore, era stato a lungo presidente, Diciamo che è un operatore culturale di lunga data, e
e dunque capite bene che la, insomma, su questo in particolare, su questo sono molto sensibile, perché è ovvio che quella struttura si trova in una posizione strategica per non solo dare sollievo a chi ascende all'Eremo, insomma, e riscendendo ha bisogno di ristorarsi in qualche modo, ma anche perché può fungere da centro di informazioni turistiche per i visitatori. Ora lì appunto c'era questa questione emersa durante la giunta Ranalli degli usi civici, che pare possa essere superata con un atto della regione, però io credo che come diciamo così avevamo supposto con un'altra associazione di cui faccio ancora parte, cioè una fondazione per il Morrone, noi insomma pensavamo, e io sono convinto di questo, che vada fatto un ragionamento unitario su tutta l'area del Morrone, cioè ricomprendere la questione dello chalet in un progetto più ampio che veda dialogare non solo il comune e l'eventuale associazione o associazioni che vogliono prendere in gestione, diciamo, questi servizi turistici e ristorativi eventualmente, ma anche gli attenti coinvolti, primo fra tutti il Ministero dei Beni Culturali, che chiaramente ha almeno due siti interessati, cioè il santuario e l'abbazia, e poi chiaramente abbiamo l'Eremo che diciamo è nelle, anche questo è nel patrimonio del comune, perché da catasto è del comune, quindi è vero che è una gestione condivisa, diciamo così, perché per il suo forte senso religioso è evidente che la diocesi ha un interesse normalissimo su questa struttura. E poi abbiamo l'ultimissima riscoperta, perché chiaramente sì, insomma, molti già lo sapevano, che è Campo 78, che è un'altra cosa della quale dovremmo parlare diffusamente per cercare di capire in che modo valorizzare anche questo sito per integrarlo perfettamente in questo complesso. Che tempi prevedi per questa cosa dello chalet, insomma, per rimettere in moto questa... Ma io credo che i tempi non siano molto lunghi, nel senso che esistono già casi precedenti in regione di passaggio, diciamo così, dagli usi civici a diciamo, passaggio di proprietà, diciamo così. Per cui facendo ricorso appunto a questi precedenti, io credo che non poi i tempi, diciamo, del comune potrebbero essere brevi, poi bisogna vedere quelli della regione invece quanto impiegano per appunto accogliere questa richiesta, diciamo così, del comune. Ma insomma, quella sì, è un'area, insomma, molto sì, importante. È un'area importante, e mi volevo riallacciare anche a quello che diceva l'assessore, perché secondo me il nucleo, il nocciolo importante di tutte le cose di cui stiamo parlando, perché giustamente anche per motivi giornalistici ci si chiede di una cosa, del centro celestiniano, dell'incoronata, eccetera, però secondo me bisognerebbe inquadrare il tutto in una progettualità più ampia, in una progettualità globale che abbia, è come se noi vedessimo dall'alto tutta l'area sulmonese e non singolarmente i vari pezzi del patrimonio, ma globalmente venissero inclusi in una progettualità che poi si deve tradurre in una sorta di, come dire, di bandi, di concorso, adesso certamente, per carità, che però abbiano, vengano finalizzati a questo progetto globale unitario, che è importante. E Campo 78 è uno spazio straordinario, secondo me, dalle potenzialità incredibili, solo che adesso non so se questa notizia è ancora attuale, però pare che non siano stati adeguatamente spesi alcuni soldi che erano stati destinati per la messa in sicurezza di alcune baracche, quelle soprattutto dove ci sono i graffiti dei prigionieri, che corrono il rischio di essere
di cadere. Sì, ne abbiamo demolite, quindi una perdita immane. Ne abbiamo parlato anche in qualche puntata fa, mi sembra, su questa cosa. Sì. Poi c'è, andiamo avanti. Sì. C'è la, no, prima parlavamo di Cittadella dello Sport, di all'incoronata per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, cioè, ci sono i campi da tennis, la cui convenzione è scaduta nel 2010 e la gestione è ancora in loco. Non solo campi da tennis, non solo incoronata, diciamo che la gestione dello sport, delle strutture sportive in città è un po' carente. Mi viene in mente ad esempio la gestione del campo Mezzetti, completamente abbandonata a se stesso, dello stadio Pallozzi, sul quale c'è in ballo questo progetto di rifacimento del manto. Insomma, dove il comune non arriva rischia di lasciare le strutture a se stesse e poi rischiano di fare la fine degli impianti come ad esempio i Mezzetti. Questa è una cosa alla quale proverai a porre rimedio? Sì, però non ricorrendo a, diciamo, dei trucchetti, perché io credo che il tempo dei conigli tirati fuori dai capelli e dei affidamenti diretti dell'ultima ora penso che sia finito, insomma, o almeno spero, perché non viviamo in una società in cui difficilmente si riesce a nascondere qualcosa. Quindi è chiaro che anche sulle strutture, sugli impianti sportivi va fatto un ragionamento di concerto ovviamente con l'assessore allo sport, che insomma conosce meglio di me peraltro queste situazioni, e decidere appunto se queste strutture possono o debbano essere date in gestione alle società sportive, oppure se va fatta magari una gara europea, perché no, per una società che gestisca tutti gli impianti sportivi e poi appunto li metta a disposizione di una delle varie società che operano nella città. Fermo restando che anche qui ci sono un po' di situazioni un po' particolari, diciamo, ad esempio abbiamo parlato dei campi da tennis, ad esempio, no? Che magari sono anche gestiti bene, però è una convenzione che è scaduta da 8 anni e quindi nessuno che riesce a mettere davvero mano al patrimonio. Ora mi sembra che dall'inizio dell'amministrazione Casini siamo passati 3 o 4 assessori al patrimonio, no, io sono il terzo, tra campi e deliche eccetera, però insomma poi magari uno comincia a fare un passo e poi si blocca sempre. Beh, da questo punto di vista, se posso, almeno con il mio predecessore che è ancora in giunta, abbiamo un dialogo molto serrato, proprio perché essendo lui un tecnico peraltro mi sta dando una grossa mano, perché io vengo da tutt'altra formazione, quindi è chiaro che gli aspetti tecnici sono un po' carenti, e invece l'assessore Angelone, insomma, per fortuna mi dà supporto tecnico e uomo di sport, visto che stiamo peraltro parlando, sì, quindi insomma unisce più abilità. Assessore, daremo finalmente una casa a Ovidio, caso Ovidio, un progetto anche lì fermo, quasi incantato, in questo polo museale, multimediale, 11 sale, insomma tutto è fermo, Ovidio ancora senza casa, l'ex convento di Santa Caterina rimane lì. Qual è la progettualità bimillenario? Insomma, finito, terminato, ecco, chi più di te o del tu ma dare una risposta, anche collegandola proprio a questo bimillenario un po' spento, possiamo dirlo, non troppo, non così trionfale. Beh, oddio, io credo che questo progetto, che è partito insomma un diverso tempo fa di Spazio Video, così come l'avevano denominato, è chiaro che adesso, per come la vedo io, va un po' ripensato, nel senso che si era partiti da un primo progetto di museo multimediale, insomma, sì, così si diceva, che io però non sul quale io non sono molto d'accordo, semplicemente perché la multimedialità ormai si fa da casa, quindi è difficile che uno venga apposta sul Mona per vedere un qualcosa che potrebbe teoricamente vedere anche da casa. Quindi forse va ripensato questo spazio, immaginandolo magari come la Casa Museo di Dante a Firenze, che non è la casa di Dante ovviamente, ma è uno strumento didattico, perché noi dobbiamo, secondo me, insomma, puntare molto anche sui bambini e sui ragazzi, perché è ovvio che i visitatori adulti sanno già che è un video,
magari non lo sanno benissimo, però insomma, noi dobbiamo invece farlo scoprire ai più giovani e immaginare appunto delle sale in cui si parli non solo della vita di Ovidio, ma anche di come era Sulmona in epoca romana, per esempio, del periodo in cui è vissuto Ovidio, di quello che ha raccontato e di come quello che lui ha raccontato ancora oggi influenzi la nostra vita, perché se Freud 100 anni fa ha utilizzato determinati miti non parliamo della fortuna di Ovidio perché possiamo parlare per ore, però insomma questo per arrivare a una materia diciamo che non è precisamente attinente alla letteratura come la psicanalisi, chiaramente questo fa capire come ancora l'opera di Ovidio sia produttiva e come ancora possa affascinare delle persone e portarle a Sulmona. Poi io ho sempre il sogno del centro, di ripristinare il centro vedremo. Ci sarà un bando per gestire questa struttura? Beh sì, chiaro, questo era già nella, insomma, almeno per quello che ne so io, venendo da fuori, era già negli intenti di fare. Si parlava di DMC, insomma, della. Sì, era una delle idee, però insomma io credo che come sempre, cioè, come principio di base, un bando vada fatto sempre. Poi è chiaro che la DMC ha un potere, diciamo così, che è maggiore rispetto alle altre associazioni del territorio, però insomma non è detto che non possa esserci un altro ente esterno, insomma, che decida di partecipare alla gara, voglio dire. Ma dicevo. La DMC è così potente. Dicevo, visto che prima si faceva accenno alla cittadella dello sport, adesso non vorrei riprendere vecchie cose, però che hanno sempre un certo fascino, che è quello dell'agglomerato, non direi cittadella, ma l'agglomerato culturale, nel quale deve essere necessariamente incluso il teatro, il cinema e anche la chiesa di Santa Caterina, che secondo me è abbastanza pregevole. Sì. E anche qui ribadisco il concetto di una progettualità globale che non isoli singolarmente, anche perché voglio dire, un esempio anche abbastanza drammatico lo abbiamo nel cinema, che è vero che è stato riaperto, è una qualcosa a noi personalmente non può che far piacere, però è altrettanto vero che il modo non solo diciamo esteriore, ma anche proprio di programmazione con il quale viene gestito questo locale, insomma veramente cioè, il fatto che venga riaperto qualcosa può essere utile, però insomma guardiamo anche il come queste cose. Anche perché, scusami, aggiungo una cosa, insomma, da come abbiamo sentito anche nella scheda, questi nuovi gestori che hanno preso in via sperimentale il cinema non hanno fatto le volture, quindi di fatto il comune sta pagando luce e gas da ormai un anno e insomma facile fare gli imprenditori così, no? Certo, insomma sì, anche su questa questione del cinema chiaramente che potrei dire che attiene più alla, diciamo, alla delega della cultura, per come la vedo io, nel senso che... Ce l'hai entrato, sì, appunto, no? Risolviamo la questione patrimoniale, diciamo così, ma io vorrei... Se no avremmo parlato di case popolari, ah no, anche di case popolari, perché tu hai anche la politica... No, l'assessore di Lorenzo, almeno un altro, almeno un guaio, ecco. Stai dicendo solo. No, dicevo che io condivido le perplessità del consigliere e anzi ho già avuto un piccolo scambio di battute con i gestori, diciamo, del cinema, appunto dando dei suggerimenti, ma dal basso, diciamo, della mia competenza, chiaramente non tecnica, ma semplicemente di utente del cinema, riportando esperienze di altre città, altri paesi, perché a Roccaraso, per esempio, il cinema aveva delle convenzioni. Mi devi permettere questa cosa, non c'è bisogno di andare fuori, perché questo, come dire, mi consta direttamente. Sì, perché al tempo, certo, lo avevo gestito anch'io in qualità di presidente insieme all'Associazione Culturale Sulmona Cinema. Il periodo di gestione del Sulmona Cinema del 2010-2011 è stato un esempio di gestione assolutamente virtuosa. Quindi voglio dire, qui poi
ci inoltriamo in un discorso che poi più tardi faremo sul metodo di gestione, no? Sì, e appunto dicevo, c'è in realtà di buone prassi, insomma, ce ne sono diverse, quindi dobbiamo forse imparare un po' a copiare, no? Nel senso, copiare le cose buone, chiaramente, non le idee pessime, e cercare di riportare quello che funziona in altri contesti anche qui, perché io credo che dopo un anno di gestione i gestori, scusate il gioco di parole, abbiano capito che il pubblico di Sulmona è un po' particolare, nel senso che potrei dire che è un pubblico di bocca buona, perché è abituato da sempre all'arte, al teatro, alla musica e anche al cinema. Certo. Quindi c'è un festival in esatto. 35. Quindi proporre una programmazione, diciamo, di solo cassetti. Di botteghino, sì, no? Per dire, e senza alzare un po' il tiro, per me non è una scelta vincente. Anche mal gestita, cioè nel senso, periodi lunghi, sì. Film. Ma loro hanno sollevato due mesi fa per un articolo del Germe questo problema. Loro mi dissero: noi abbiamo investito, e dico, ripeto, 100.000 euro in lavori e quant'altro, però gli incassi non ci sono così come ci aspettavamo. Il pubblico è ancora un po' timido, a volte c'è, a volte non c'è, e poi ovviamente a pochi metri, a pochi chilometri c'è una sala sicuramente molto più grande, e là dovrebbero puntare, come all'inizio dissero, ad eventi con gli attori, a chiamare a fare rassegne, poi vedremo. Cioè, ma la verità è che poi l'abbiamo visto qualche giorno fa con la rassegna organizzata da Sumacina e dal Fermi, invece abbiamo visto c'è qualità, quindi probabilmente è solo un problema proprio di gestione, però questo pone un problema serio, assessore. Cioè il fatto che molto probabilmente, scaduti questi 18 mesi di gestione sperimentale, i signori di Bari smontino tutte le sedie, smontino il proiettore digitale e il cinema richiude nuovamente. Beh, io spero di no, insomma, adesso speriamo. Però bisogna muovere. Però è chiaro, certo, chiaramente sarà una cosa da, insomma, da valutare. Almeno 6 mesi prima della fine di questa convenzione, per, quindi domani, diciamo. Quindi domani sostanzialmente, sì, un altro meglio lunedì, ecco, ce ne siamo a due, bene. Perché sì, nel senso che va valutato appunto la voglia dei gestori di restare o di proporre progetti alternativi eventualmente di trovare soluzioni alternative. Anche perché ora dal freddo andiamo verso il caldo, vero Anna? Ci vorrebbe una bella uscita al Parco Fluviale, dice. Vi riporto proprio all'oggi, anzi a ieri, il Parco Fluviale. Qual è la gestione di questo Parco Fluviale? Quali sono le condizioni di un luogo nato per svolgere attività plurali, diverse, ricreative, teatro, concerti, insomma ci sono stati diversi artisti, sì. Lasciato nell'abbandono, nell'incuria, nel vandalismo, perché abbiamo visto tante foto, abbiamo toccato con mano, poi si recupera sabato scorso con una massiccia operazione di pulizia capitanata dall'amministrazione, più Colgesa, più ragazzi, volontari. Ma non si può risolvere tutto in una mattinata, una mezza mattinata, e anche a un ragazzo di cui ci parlerà meglio Savino, che a 22 anni si è preso anche una sorta di responsabilità, un'autonoma operazione di pulizia. Lì la gestione è importante, adesso si pensa a una gestione del Cogesa, il comune insomma pensa quello, quale sarà davvero la gestione, come si può gestire e dare nuova vita, nuova linfa a questo Parco Fluviale? Per come la vedo io, diciamo che la gestione del parco dovrà essere un qualcosa di condiviso, nel senso che intanto vanno scissere due cose, cioè la custodia, diciamo così, chiamiamola così, e il servizio di guardiania, ecco, diciamo così, e la pulizia potrebbero effettivamente essere svolti da Cogesa, perché questo significa che ha, diciamo, l'amministrazione, per l'amministrazione è un risparmio, e dunque
pochi soldi che ci sono potrebbero essere investiti per le attività. Ma perché, scusa assessore, io questo ancora non sei riuscito a capire. Il Cogesa lo farebbe gratuitamente questa gestione. Beh, io spero, io parlare di una convenzione, di una rivisitazione della convenzione, quindi temo che non sia che quella di diventeranno di valore. Intanto io ci provo, uno ci prova, vediamo. L'inizia che c'è stata prima della giornata ecologica al Parco Comune non è stata fatta gratuitamente, c'è stato un pagamento da parte del comune al Cogesa. Il 4.000 euro. Sì, no, non è proprio, cioè, così, nel senso che da quello che hanno detto in conferenza stampa, il Cogesa ha il comune hanno speso 4.000 euro per mettere in sicurezza le zone che erano, e poi la pulizia fa parte già del contratto. Il problema è un problema di gestione più esatto, che altro, no? Infatti dicevo, scendendo le due cose e dando appunto al Cogesa la parte più rognosa, appunto, che è quella della manutenzione della pulizia, potremmo concentrarci invece su, facendo anche qui un avviso, insomma, chiedendo a chi è disponibile. Io sarei per unire più associazioni, perché ci sono varie anime e perché varie cose diverse si possono fare in quel contesto, e quindi appunto definire una gestione condivisa che porti all'organizzazione di eventi di vario tipo. Io in un certo modo mi sto già muovendo, perché nel cartellone estivo che stiamo predisponendo e, insomma, che ho in parte ereditato chiaramente dal sindaco che mi ha preceduto in questa delega, sto proponendo a chi, insomma, viene a dare un apporto per il cartellone di usufruire anche di questo spazio, perché deve tornare a vivere, perché è evidente. Maurizio, che cosa... Sì, no, certo, sono contento che per due volte l'assessore ha usato il termine condiviso, che è un termine a noi particolarmente caro. Io direi condiviso e partecipato, nel senso che il numero di associazioni, ma non mi limiterei soltanto alle associazioni, proprio ai cittadini. Noi abbiamo visto che, per esempio, nel caso specifico del ragazzo, di Christian, che noi abbiamo avuto il piacere di ospitare, lui era portavoce di esigenze di un gruppo vasto di ragazzi, di giovani, per cui al di là della pulizia, del momento, diciamo così, pratico, c'è dietro tutta una necessità da parte dei ragazzi di appropriarsi di questo spazio, di farlo loro, di poterlo gestire non completamente, non totalmente, per alcune cose, girare la mano della gestione. Quindi secondo me condivisa e molto partecipata, perché secondo me un problema di questa città in questo momento è che, e questo noi lo dicevamo anche in campagna elettorale, scusate, ma è solo per... Non è una bestemmia. Sì, digressioni, reminiscenze. Questa città non ha bisogno di uomini forti, di personaggi forti che vengano ad imporre le proprie linee, le proprie idee, eccetera. Questa città ha bisogno di una società, di una pluralità di persone che fanno forte e grande questa città. Solo se noi riusciamo a recuperare la maggior quantità di persone che partecipano al bene, ai beni comuni di questa città, noi riusciremo a venire fuori da un impasse che secondo me in questo momento la vedo proprio grave, pesante. Noi vi vogliamo dare una mano, perché siamo usciti con le nostre telecamere, con Anna e Simone, che sono andati a vedere un po' in giro che cosa la gente pensa di questo parco e che, come lo immagina. Vediamolo in questa scheda. 1, 2, 3. No.
Nato come luogo polifunzionale, destinato ad attività culturali e ricreative, con tanto di teatro a cielo aperto, il Parco Fluviale, una distesa di piante che lo consacra polmone verde della città. Un polmone che però fa fatica a trasportare ossigeno, tanto il grado di abbandono, degrado, sporcizia e vandalismo che lo caratterizza da anni, inciviltà lamentata da tempo dai cittadini. Lei frequenta il Parco Fluviale? Prima sì, quando c'avevo il cane. Poi ci sono andato una volta a fare il picnic quando l'hanno riaperto, mm-hmm. E dopodiché non ci siamo andati più. Perché? Perché mi hanno detto che è abbandonato, sporco, in disordine e tutto, allora non ci siamo andati più. Non è tenuto come si deve. Una volta che ho fatto un picnic lì, tagliata l'erba è rimasta lì e sotto l'erba c'era la spazzatura. Finestre tutte rotte, eccetera, è comunque pericoloso. Manca purtroppo un pochino di educazione in questo parco, perché purtroppo ci sono molte persone che non solo qui, anche in giro per Sulmona, non rispettano gli ambienti pubblici. Senza un guardiano, nonostante l'interesse manifestato da diverse associazioni, il Daolio torna allo stato di salute precaria, quella che ha spinto lo scorso sabato l'amministrazione comunale a proclamare una giornata ecologica quasi d'urgenza, in 500 tra studenti e volontari armati di guanti e sacchetti per ripristinarne il decoro, affiancati dal Cogesa, a cui il comune sembrerebbe voler dare, oltre all'affidamento della pulizia, anche la custodia. Si possono anche pagare delle persone per pulire tutti i giorni, però se il cittadino non è educato e continua a sporcare per terra è quasi inutile questo lavoro tutti i giorni. Come Movimento Zero avete anche presentato un progetto in passato, ci spieghi di che si tratta, di che si trattava? Allora, il progetto era di mettere dentro la struttura pentagonale il centro di educazione ambientale. Un progetto comunale. E la proposta era stata avanzata e poi si era accordati un po' con il comune di fare in modo che questo centro di educazione ambientale poi fosse anche bacino di altri progetti come gli orti sociali, come manifestazioni a sfondo ecosostenibile e anche un orto botanico. Questo era il progetto che si era presentato. E che cosa ne è stato? Ne è stato che il centro di educazione ambientale è poi stato situato dentro la caserma, ma noi come associazione non abbiamo preso la gestione. Penso che sia una delle cose che Sulmona dovrebbe saper sfruttare, perché è una cosa che poche città al centro hanno una struttura di quella portata, che sapendola gestire bene potrebbe rendere a chi la gestisce e far funzionare Sulmona per molte cose. Qualche settimana prima però è stato un ragazzo che, munito di ramazza e cuore, ha dato il via alla sua personale ed autonoma operazione di pulizia. Christian, un 22enne, col sogno di diventare il custode di quel parco. Un parco che ognuno a suo modo immagina e sogna. Che cosa servirebbe al parco secondo lei? Come se lo immagina un parco da frequentare? Innanzitutto sorvegliato, pulito, e con dei bei fiori, cioè una cosa che ti mette voglia di andare là. Cioè non solo i giochi, non ci devono stare solo i giochi, non lo so, qualcosa adatto a noi, però non so che cosa. Io ci vengo quasi tutti i giorni, se il tempo ovviamente permette, sia perché devo studiare ed è rilassante, è silenzioso, è luminoso, oppure solo per rilassarmi, per stare un po' alle altalene se non ci sono i bambini. Poi è un ottimo punto di incontro per le persone e a volte ci vengo anche per perdere tempo in relax, perché l'ambiente è silenzioso e anche solitario a volte. Non è un brutto ambiente per trascorrere un po' di tempo magari per sé, riflettere, sentire un po' di musica. Assessore Bencivenga, abbiamo visto nella scheda la storia di Christian, questo ragazzo che da solo si organizza e va a pulire il parco fluviale. Però questa storia ci mostra come di nuovo la gestione di un bene comune, di un bene pubblico, è demandata sostanzialmente al volontariato. Questa pratica non è assolutamente sostenibile per il comune di Sulmona? No, certo che no. Dunque, volontariato non deve essere demonizzato, perché per l'amore di Dio è una delle espressioni migliori della società, chiaramente. Però i volontari non possono sostituirsi a chi, insomma, per sua stessa natura deve fare certe cose. E io credo che
sul parco si sia riaccesa una luce anche abbastanza forte, proprio grazie a questo ragazzo che io non ho ancora avuto occasione di incontrare, però l'ho seguito insomma su Facebook, ho visto un po' delle su germe, pubblicità questa. Insomma, io credo che come lui esistano tanti altri bravi ragazzi in questa città che vogliano mettersi a disposizione, perché poi insomma alla fine il volersi appropriare di qualcosa che è di tutti in realtà non fa altro che favorire la fruizione, nel senso che se tutti quanti capiamo il valore di qualcosa di conseguenza amiamo questa cosa e facciamo di tutto poi per preservarla, no? Per... Barassone, cosa ne pensi di questo concetto di volontariato, no? Cioè, SBIC è uno di quei movimenti che ha lavorato molto sull'idea di partecipazione. Sì. Qual è però la differenza tra partecipazione, sì, volontariato e sfruttamento? Scusa. Ma per quanto riguarda il volontariato, questa è una mia personalissima idea, io sono d'accordo che è una parte importante e estremamente buona della nostra società, non solo di Sulmona, dico in generale. Però io ho paura perché cioè, alcune volte il volontariato potrebbe venire anche meno e se non si è pronti eventualmente a supportare o addirittura a sostituire il volontariato corriamo il rischio di che il bene vada in progressivo deterioramento. Noi siamo più per una azione partecipata per capire l'esatta volontà della città, qual è la cosa che più sta a cuore ai cittadini e qui poi progettare per far sì che venga accontentata la maggioranza o comunque la maggior parte dei cittadini. Del resto noi l'avevamo proposto anche con un emendamento al bilancio per quanto riguarda il centro storico, che è altro bene comune, che peraltro è stato bocciato, però anche il centro storico è un bene comune. Anche lì, visto le tensioni che si stanno accumulando in questo periodo, opportuno sarebbe stato sentire la maggior parte dei portatori di interesse di questa razza. Assessore, prima lo accennavi, no? Il fatto di dover riempire di contenuti, ecco. Questa ipotesi di gestione al Corgesa, che ormai sembra essere diventata, come dire, la multi-utility della città, se non di tutta la Grande Peligna, non rischia di creare dei problemi poi nella gestione proprio dei contenuti all'interno del parco in questo caso? No, perché come dicevo la gestione andrebbe, cioè le due cose andrebbero scisse, nel senso che Cogesa dovrebbe occuparsi sostanzialmente del lavoro sporco, no? Per dirla così, nel senso che è quello che esatto, d'altronde, e quindi appunto di mantenere pulito e fruibile questo spazio, e invece i contenuti sarebbero appannaggio delle associazioni che andrebbero appunto a riempire. Io per come la vedo lì si potrebbe organizzare in ogni giorno dell'estate un evento diverso, perché basterebbe chiedere, abbiamo centinaia di associazioni su Sulmona, se ognuna proponesse una cosa da fare laggiù insomma avremmo un'estate piena di eventi. C'è stato un periodo florido ai tempi, sì, della nostra giovinezza, sì, esatto. Alessandro, Giuliano Palma, mi ricordo Ippu, se non erro, Vitfibba, i timori, insomma parecchi. Nonché una cosa che a me sta molto a cuore, che ho caldeggiato in una riunione che abbiamo fatto qualche giorno fa, è il teatro classico, certo. Perché c'è stato un periodo in cui è vero che quella struttura è un finto teatro greco, sì, però... nel senso che l'unica cosa buona del teatro greco rimasta, che è l'acustica chiaramente, però insomma con i potenti mezzi attuali insomma si può ovviare a questo.
però anche lì organizzare una piccola rassegna, magari di teatro classico, anche sempre per avvicinare i più giovani. Io un po' sto pallino della, diciamo, della formazione professionale, diciamo così. E un altro modo di avvicinare i giovani, per esempio, potrebbe essere dedicare delle aree, cioè dare delle aree, per esempio, all'Istituto Agrario di Pratola. Da, se magari potessero fare lì un... Questo discorso si potrebbe anche raggiungere la questione del centro di educazione ambientale, il CEA, sì. Tra l'altro è chiuso ormai da anni, sì. E c'è il CEA Barrasso, sì. E lì, come dicevamo comunque nella scheda, come appariva nella scheda, era il Movimento Zoe aveva preparato un progetto per prendere in gestione questo centro di educazione ambientale, se non che è finita lì, cioè diciamo è proprio non se ne è parlato più, insieme comunque agli orti sociali che avevano proposto altre associazioni. E stamattina, indagando un po' su questa questione, è venuto fuori che anche il CEA potrebbe entrare tra le prerogative del Cogesa. Beh, tra le prerogative non credo, nel senso che l'idea potrebbe essere vista, appunto, visto quello che dicevamo prima, della diciamo così, della necessità di liberare gli spazi a Piano Terra della caserma Pace, e dove è attualmente situato, perché ereditato, diciamo così, dall'università, in quanto presente nella stessa sede, cioè Santa Caterina, e il centro dell'educazione ambientale, quella potrebbe essere una buona idea, quella di metterlo nel parco fluviale. Penso che Simone sì, un'altra cosa sta dicendo, che notizia di oggi, che la gestione del centro dell'educazione ambientale andrebbe in mano al Cogesa. Che no, mi lascia questo. Beh, mi auguro che non sia così. Io penso no, che... ma anche perché non credo, nel senso, non è. Non penso che rientri tra le loro attività, diciamo, principali. No, dovrebbero appoggiarsi a un'associazione che in teoria si occupa di queste cose, o a figure tipo biologi. Ah, per chiudere parentesi, neanche la gestione del verde degli spazi pubblici rientra tra assolutamente. Però qui non è tanto il punto, il punto che aveva posto Simona, no? Cioè, se il Cogesa arriva a gestire anche un centro di ricerca, allora qualche domandina ce la dobbiamo porre in questa città, o no? No, assolutamente. Noi siamo, diciamo, vabbè, contrari è una parola forte, però diciamo molto molto perplessi, e penso che una gestione di questo tipo possa, non dico essere una pietra tombale sopra la gestione e la fruizione del parco, però possa essere un handicap pesante. Speriamo di evitarlo assolutamente, speriamo che le varie associazioni e soprattutto i cittadini possano godere senza nessuna limitazione. Io penso che una presenza come quella del Cogesa possa essere ingombrante, pesante. Allora, siamo in chiusura, una battuta ben ci venga, al parco quando è che ci possiamo andare, a parte, diciamo, perché no, tra una settimana le erbe saranno nuovamente alte, quindi non abbiamo capito, insomma, quando... Ci mettiamo le capre. Io, insomma... ci mettiamo le capre e le pecore, come fa la Raggi a Roma. Potrebbe essere un'idea, insomma... No, è un'ottima idea. D'altronde... ne abbiamo la quantità, sia le capre che di... Potrebbero scomparire le soprattutto le capre. D'altronde abbiamo, appunto, c'è un... lo spazio c'è, quindi le capre e le pecore pure, dunque potrebbe essere una buona idea. Seriamente, quando chiudiamo questa cosa, questa partita con Gesa, questa partita, sì, Marco, sì. Scusa. Sì, 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 e anche qui io spero più presto, la mia, il mio augurio è sempre di fare tutto al più presto, poi bisogna vedere che cosa mi dicono gli uffici e poi, insomma, bisogna innanzitutto vedere che cosa ne pensano gli altri, perché è chiaro che questo è un mio desiderio, un mio progetto, eccetera, ma io non vado da solo, quindi dico la mia e poi vediamo gli altri che ne pensano. Facciamo gli auguri a Alessandro Bencivenga, che diciamo che è un nuovo alla politica, non è nuovo al mondo della cultura, quindi diciamo, speriamo possa far bene. Diciamo che da lunedì già hai preso 2-3 impegni di quelli pesanti. Noi siamo in chiusura, volevamo innanzitutto ringraziare chiaramente i nostri ospiti, cioè l'assessore Bencivenga e il consigliere comunale di Sbic Maurizio Balassone, chiaramente la nostra
redazione con Savino Monterisi ed Anna Spinosa, e qui a fianco a me anche Simona Pace. Questa è, diciamo, tra virgolette, l'ultima puntata di Auf Wiedersehen prima della stagione estiva, nel senso che la prossima settimana vi proporremo un punto sulle principali schede che abbiamo trattato in questi tre mesi, e poi inizieremo con una versione estiva un po' più allegra, un po' più frizzante. Comunque continuate a seguirci. Auf Wiedersehen. Un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Mi permette un mossettino, scusi, non ce l'ho con lei.